Buongiorno a tutti e benvenuti a questo settimo webinar nell'ambito della campagna per la decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento negli edifici in Italia di Kyoto Club e Legambiente. Ringrazio i partecipanti per essere qui e anche i relatori che a breve vi presenterò. Giusto una premessa per introdurvi quello che è, diciamo, l'obiettivo della campagna informativa di Kyoto Club e Legambiente che si concluderà a ottobre 2022. Questa campagna è una campagna di sensibilizzazione appunto sul tema della decarbonizzazione nel settore del riscaldamento. Perché questo tema? Perché il riscaldamento delle nostre abitazioni è fra le principali cause dell'inquinamento delle nostre città e rappresenta oltre il 19% diciamo delle emissioni climalteranti prodotte nel nostro paese e del 64% delle polveri sottili nelle nostre aree urbane. Quindi il tema del webinar di oggi, dal titolo, come già avrete visto, Rinnovabile efficienza e salute. È strettamente ovviamente collegato perché proprio perché appunto le emissioni climalteranti e l'inquinamento atmosferico prodotto da questo comparto incidono notevolmente sulla salute. Quindi oggi, grazie ai relatori che vi presenterò subito e alle relatrici, faremo questo approfondimento proprio per, diciamo, offrirvi un focus sull'efficienza energetica e ovviamente la scelta delle rinnovabili. Proprio per diciamo, contrastare questi effetti dannosi sulla salute che derivano anche da questo comparto. Qui con noi oggi, che ringrazio molto, Eva Brardinelli di Can Europe, poi vi spiegherà lei ovviamente tutto sulla sua, diciamo, sul suo lavoro. Grazie Eva. Matteo Barisone di EPA, European Public Health Alliance. E Chiara Broggi della cooperativa È Nostra. Grazie mille. Allora, prima di passare la parola a Matteo, Eva e Chiara, vi ricordo ai partecipanti che potranno fare delle domande che io leggerò ai relatori a fine webinar o comunque insomma in alcuni momenti di pausa dei vari passaggi degli interventi e che tutti gli atti del webinar di oggi, come i precedenti, verranno pubblicati sul nostro sito e verranno diffusi, insomma, quindi li riceverete anche, oltre a trovarli sul sito di Kyoto Club. Quindi grazie mille, le domande potete farle in chat, ma vi scriverò così vedrete, insomma, l'apposita sezione per fare le domande. Grazie, non vi rubo altro tempo e lascio la parola a Eva. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie tantissime per l'introduzione e grazie per avermi qua con voi oggi. Sì, allora io sono Eva Bardinelli, appunto la coordinatrice sulle politiche degli edifici a Climate Action Network Europe e come vedete dal titolo in questo webinar vi parlerò come la revisione della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici può essere vista come un'opportunità per incoraggiare la riqualificazione energetica, la decarbonizzazione del parco immobiliare italiano e quello europeo. Spero che vedete bene le mie slide e che mi sentiate bene innanzitutto. Ok, prima di... Ok, grazie. Sì? Ok, perfetto, grazie. Prima di addentrarci nella presentazione, volevo spendere poche parole su appunto spiegare chi rappresento oggi. Allora, Climate Action Network Europe, come vedete nella slide, è una delle principali coalizioni di organizzazioni non governative in Europa e lavoriamo e combattiamo il cambiamento climatico. Abbiamo un'estesa rappresentazione di oltre 170 organizzazioni attive in tutta Europa e con una rappresentanza di oltre 1.500 organizzazioni non governative che rappresentano 47 milioni di cittadini. Il nostro obiettivo è quello di promuovere politiche sostenibili sia in materia di clima, energia e sviluppo in tutta Europa. Allora, prima di addentrarci negli elementi fondamentali della direttiva sulla prestazione energetica, che per motivi di semplicità chiamerò EPBD, ovvero Energy Performance of Buildings Directive, vi
Volevo, diciamo, fare un piccolo excursus storico, non solo per parlare della storia della direttiva in sé per sé, ma anche per capire, diciamo, il ruolo degli edifici, quale può essere il ruolo degli edifici, insomma, del parco immobiliare europeo e della loro prestazione energetica per quanto riguarda gli obiettivi di transizione, energetica dell'Unione Europea. Allora, prima di tutto è giusto specificare che la direttiva è stata introdotta per la prima volta 20 anni fa, nel 2002, per poi essere revisionata una prima e una seconda volta nel 2010 e nel 2018, come vedete nella slide. Diciamo che la narrativa intorno al ruolo degli edifici e della prestazione energetica del parco immobiliare europeo inizia a cambiare dal 2018 al 2019, quando appunto viene introdotta per la prima volta un'iniziativa europea chiamata Green Deal, che come vedete nella slide è un pacchetto di iniziative legislative con l'obiettivo di indirizzare l'Europa appunto verso la neutralità climatica entro il 2050, con un obiettivo intermedio che è quello di ridurre appunto l'emissione di gas serra al 55% prima appunto entro il 2030, che è sancito nella legge europea sul clima. Diciamo che in questo contesto, tra tutti i settori, il parco immobiliare europeo ha iniziato ad avere un ruolo sempre più importante perché diciamo che è conoscenza generale che all'interno, diciamo, dell'Unione Europea il totale del consumo energetico, il 40% deriva appunto da questo settore, mentre il 36% di tutte le emissioni di gas serra viene appunto deriva dal settore degli edifici. E diciamo, questa consapevolezza, questo ruolo sempre più importante degli edifici è stato poi, diciamo, incluso in una strategia che viene, proposta nel 2020 dalla Commissione chiamata Strategia Ondata di Ristrutturazioni, che in inglese viene chiamata Renovation Wave Strategy. Che questa strategia per la prima volta in assoluto diciamo, pone gli edifici come uno dei protagonisti della transizione energetica e climatica dell'Unione Europea, perché appunto si pone l'obiettivo di raddoppiare i tassi di ristrutturazione al momento molto bassi nei prossimi 10 anni, con l'obiettivo ultimo di raggiungere una riqualificazione energetica di almeno 35 milioni di edifici entro il 2030. Poi, successivamente, ci addentriamo, diciamo, più nel presente, arriviamo in un momento della storia dell'EPBD nel 2021 in cui viene proposto dalla Commissione un nuovo pacchetto di iniziative legislative chiamato Fit for 55 o anche Pronti per il 55, che si rimanda chiaramente all'obiettivo del 55% sancito dalla legge europea sul clima. Che vuole appunto tradurre le ambizioni del Green Deal in legge, allineando le leggi europee esistenti con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea, ma anche introdurre nuove leggi che possono aiutare l'obiettivo. In questo contesto si pone appunto la revisione dell'Energy Performance of Buildings Directive insieme ad altre importanti leggi sul clima e sull'energia, particolarmente sull'energia, come quella dell'efficienza energetica e quella sulle rinnovabili. Andando avanti nella mia presentazione, volevo spendere poche parole sulla strategia ondata di ristrutturazioni, perché diciamo che questa strategia costruisce un quadro nel quale appunto si pone la proposta di revisione sull'EPBD. Nel lato sinistro della slide potete vedere alcuni pilastri di questa strategia, tra cui appunto possiamo menzionare l'implementazione di un principio chiamato Energy Efficiency First, che appunto è un principio per la quale tutte le decisioni di tipo di investimenti di tipo politico devono comunque tenere in considerazione, diciamo, l'opzione più efficiente sia sotto un aspetto economico che anche sotto un aspetto energetico. Poi, susseguirsi tra i pilastri, vediamo un'accessibilità ad un parco immobiliare efficiente, specialmente per chi è affetto da povertà energetica, che per la prima volta viene dato un numero a questo problema, che purtroppo non ha una definizione comune a livello europeo, e nella strategia sull'ondata delle ristrutturazioni, appunto, viene definito che all'incirca 34 di cittadini europei sono affetti da questo fenomeno, sempre chiaramente più in salita, ahimè. Abbiamo poi altri importanti pilastri, tra cui la decarbonizzazione, l'integrazione delle rinnovabili nel mix energetico degli edifici, la circolarità dei materiali, la sostenibilità. È un focus sempre più, diciamo, un focus sempre più
ampio sulla salute e il rispetto dell'ambiente, con appunto anche riferimenti sulla transizione digitale verde. E di questi pilastri chiaramente si traducono in azioni che qua per motivi di semplicità ho semplicemente scelto tra quelli più importanti che sono appunto stati ripresi dalla proposta legislativa della Commissione sui PPD. Appunto potete vedere l'introduzione di norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione Europea per gli edifici meno efficienti, o anche chiamato a livello europeo Minimum Energy Performance Standards, che sono strumenti con l'obiettivo di trasformare, diciamo, di migliorare l'efficienza energetica degli edifici meno efficienti in un livello più alto entro il 2030, per esempio, ma questo ne parleremo più avanti nella presentazione. Insieme a queste norme minime, chiaramente va di pari passo l'aggiornamento del sistema di certificazione energetica a livello europeo, o anche Energy Performance Certificate, l'estensione dei requisiti del settore pubblico, quindi dare al settore pubblico un'importanza sempre più ampia, sempre più grande per quanto riguarda la transizione energetica a livello europeo e a livello nazionale, con l'estensione dei requisiti in materia di ristrutturazione degli edifici pubblici, che però può essere trovata non proprio nell'IPBD, ma nella direttiva sull'efficienza energetica. E poi chiaramente elementi che si ricollegano all'obiettivo di decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento e uno standard per la ristrutturazione profonda, ovvero Deep Renovation. Adesso possiamo parlare brevemente di quello che appunto la Commissione ha proposto a riguardo della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. Allora, come possiamo ricordare dall'ondata di ristrutturazione, già possiamo ritrovare all'interno di questa direttiva una proposta per una definizione legale di ristrutturazione profonda, un'introduzione di uno standard per le nuove costruzioni chiamate Zero Emission Buildings, o edifici a zero emissioni, che sono appunto edifici che consumano pochissima energia e quel diciamo, fabbisogno energetico residuale può essere approvvigionato al 100%, deve essere approvvigionato al 100% dalle rinnovabili. E poi chiaramente, come abbiamo visto nell'ondata di ristrutturazione nella strategia, vengono introdotti questi requisiti minimi energetici per gli edifici inefficienti, ovvero tutti gli edifici con una classe energetica tra G e F si dovranno trasformare in una classe E intorno al 2030-2033, dipendendo se sono residenziali, non residenziali o edifici pubblici. E poi chiaramente per supportare l'implementazione di questi strumenti, un chiamato schema di supporto, formato da finanziamenti, assistenza tecnica, specialmente per i consumatori più vulnerabili. Per quanto riguarda la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, possiamo ricordare la possibilità agli Stati membri di limitare le emissioni di gas serra o i tipi di carburante usati dai generatori di calore, che per la prima volta in assoluto è una base legale per introdurre dei divieti di installazione di questi sistemi di riscaldamento negli edifici. E un altro elemento molto importante è quello di un requisito per i Paesi membri di avere un piano di riduzione di consumo di combustibili fossili nei sistemi di riscaldamento entro il 2040, e questo deve essere pianificato per mezzo di questi piani nazionali per la ristrutturazione degli edifici, chiamati anche in inglese National Building Renovation Plans, che sostituiscono quelli precedenti introdotti nella versione del 2018 dell'IPBD, che vengono chiamati strategie di lungo termine sulla ristrutturazione degli edifici. Continuando, sempre a favore e a supporto della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, troviamo un fine ai sussidi per le installazioni di questi sistemi di riscaldamento dal 2027 in poi, e altri importanti elementi come ad esempio più finanziamenti per la riqualificazione energetica, un aggiornamento sempre più specifico di questo sistema di certificazione energetica a livello europeo, per appunto arrivare ad un sistema di informazione sul consumo energetico di edifici più specifico e più di qualità. E poi un punto molto importante che si ricollega alla dimensione salute, che ha a che fare appunto con un requisito per i Paesi membri di installazione di dispositivi per la misurazione, controllo e monitoraggio della qualità dell'aria all'interno delle nuove costruzioni, come elemento obbligatorio, e poi dove è possibile negli edifici esistenti che sono sottoposti a quella che è chiamata una ristrutturazione importante.
Continuando, allora, come ho detto, diciamo che l'EPBD, questa proposta di revisione, è al momento discussa tra i colegislatori, quindi tra Parlamento e Consiglio. E diciamo che il processo di revisione ha avuto un momento molto importante, che è l'inizio della guerra in Ucraina, chiaramente dove le priorità si sono dovute adattare, diciamo, abbiamo delle nuove priorità. E infatti, in questo contesto, la Commissione europea ha proposto un piano d'azione chiamato RepowerEU, con l'obiettivo di ridurre chiaramente la dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili provenienti dalla Russia, ma che al contempo potesse accelerare anche la transizione energetica dell'Unione europea. E qui, tra gli elementi più importanti di questo pacchetto, ritroviamo il piano per risparmiare energia, ovvero il primo EU Save Energy Plan, che appunto promuove uno schema di requisiti minimi energetici più ambizioso per avere più risparmio energetico, e poi altri elementi che aiutano, che supportano la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, come ad esempio l'introduzione di divieti nazionali, e chiaramente stop ai sussidi anche prima del 2027, iniziando in teoria dal 2025. Poi chiaramente abbiamo diciamo una importanza più grande data alla strategia UE in materia di energia solare, un'iniziativa che supporti impianti di energia solare sui tetti e anche l'obiettivo di raddoppiare il tasso di installazione delle pompe a calore, con più chiaramente i finanziamenti per supportare questi nuovi obiettivi. E diciamo che in questo contesto c'è un momentum sempre più, diciamo, grande per quanto riguarda il supporto che viene dato a delle strategie di riqualificazione energetica che sono definite integrate e olistiche, quindi che guardano sia azioni di efficienza energetica, ma anche alla decarbonizzazione, diciamo, dei sistemi di riscaldamento all'interno degli edifici. Adesso, giusto per dare un contesto politico, esatto, per dare un contesto politico al processo di revisione, abbiamo detto che adesso abbiamo delle discussioni in atto all'interno sia del Parlamento che del Consiglio. Diciamo che il Parlamento per ora ha una posizione più ambiziosa rispetto ad alcuni elementi, come ad esempio lo schema MAPS, di cui abbiamo parlato in precedenza, ma anche molti elementi a favore, diciamo, di questi programmi di ristrutturazione olistici e integrati, che hanno un approccio di tipo distrettuale e che appunto combinano azioni sull'efficienza energetica e integrazione delle rinnovabili negli edifici. E poi chiaramente misure più ambiziose per quanto riguarda l'obiettivo di ridurre il consumo dei combustibili fossili anche prima del 2040, perché il Parlamento pensa ad un 2035, appunto in vista della situazione geopolitica che stiamo vivendo in questo momento. E chiaramente anche l'inclusione delle priorità RePower EU. Dall'altra parte, invece, il Consiglio per ora richiede più flessibilità nel campo di MEPS, dei certificati di prestazione energetica, degli standard di nuove costruzioni, però diciamo che c'è una volontà nel voler integrare queste misure RePower, di ricollegarsi alle priorità di breve periodo che devono essere integrate all'interno di questa revisione, di questa importante direttiva, e chiaramente anche un'unanimità nel voler limitare alcun tipo di aiuto finanziario pubblico per l'installazione di appunto sistemi di riscaldamento che usano combustibili fossili. A livello di processo politico, in questo momento, fino alla fine dell'anno, i due colegislatori lavoreranno sulle reciproche posizioni per poi arrivare il prossimo anno alla fine delle negoziazioni, per poi, speriamo appunto, ad una direttiva adottata verso la seconda metà del 2023. E con questo arrivo alle conclusioni. Allora, durante la mia presentazione, penso sia stato chiaro che la guerra appunto in Ucraina, insieme alla crisi climatica che è sempre più tangibile ogni anno, urge chiaramente l'Unione Europea a guardare al proprio parco immobiliare, appunto per ridurre il consumo energetico, le sue emissioni di gas serra e la dipendenza chiaramente dai combustibili fossili provenienti dalla Russia.
Quando si parla però di ristrutturazione energetica e comunque di ristrutturazione degli edifici, non può esistere un approccio one fits all, quindi un approccio unico. Infatti, le strategie di ristrutturazione devono considerare tutte le peculiarità di ogni edificio, come ad esempio zone climatiche, tipologie di tecnologie appunto all'interno degli edifici e poi anche chiaramente ai bisogni di chi li occupa in modo da poter raggiungere un livello più alto di prestazione energetica, di decarbonizzazione, chiaramente alti livelli di comfort e di benessere per chi appunto li occupa. E il principio di Energy Efficiency First, come abbiamo menzionato all'inizio della presentazione, è molto importante perché chiaramente il consumo energetico del parco mobiliare europeo deve essere diminuito sostanzialmente per fare in modo che l'integrazione delle rinnovabili sia più facile e più veloce. E chiaramente la giusta combinazione tra misure di efficienza energetica e integrazione di energie rinnovabili è importantissima e questo ci riconduciamo al concetto di ristrutturazioni olistiche. E importantissimo un altro punto, ovvero che l'ambizione deve essere il supporto per i consumatori, sono due facce appunto della stessa medaglia, ovvero importantissime se vogliamo appunto, se vogliamo appunto avere una transizione verde che sia veramente inclusiva. E poi, ultimo, ma non per importanza, chiaramente, è l'ultimo punto della presentazione, ovvero che le ristrutturazioni profonde ed olistiche devono diventare gradualmente il gold standard, ovvero la base di tutte le ristrutturazioni che avverranno dalla fine di queste negoziazioni sulle PBD fino al 2050, così da poter rispondere al bisogno dei cittadini nel breve e nel lungo periodo, ma anche chiaramente aiutare l'Unione Europea a adempiere ai suoi obiettivi di transizione energetica e climatica prima del 2050. Con questo io ho finito, grazie per l'attenzione e rimango qui per rispondere ad ogni domanda. Grazie mille Eva, intanto per questo interessante contributo e contestualizzazione europea. Allora, una domanda è arrivata, però appunto ringrazio intanto la partecipante e le leggiamo più tardi. Adesso, come da programma, lascio la parola a Matteo e buon proseguimento, grazie. Grazie, perfetto, benissimo. Allora, mi presento, sono Matteo Brasione, sono Junior Policy Manager, responsabile della qualità dell'aria, della mobilità e della salute pubblica presso la European Public Health Alliance, l'Alleanza per la Salute Pubblica Europea. Siamo una più grande ONG europea per la salute pubblica che sostiene la migliore salute pubblica a livello europeo. Noi siamo basati qui a Bruxelles, però abbiamo membri paneuropei, ma anche membri nazionali, inclusi ad esempio in un'organizzazione come la Medici per l'Ambiente, ISDE Italia. Lavoriamo su diversi argomenti relativi alla salute pubblica, come ad esempio l'accesso ai farmaci a prezzi accessibili, disuguaglianza sanitaria, prevenzione delle malattie non trasmissibili, e l'inquinamento atmosferico è una delle maggiori cause di morte tra tutti i rischi per la salute conosciuti. Quindi dobbiamo aumentare la consapevolezza su questo importante problema di salute pubblica. Si stima che l'inquinamento atmosferico abbia contribuito a 6,6 milioni di morti nel mondo nel 2019 e focalizzandoci unicamente su tre inquinanti, il lavoro dell'Agenzia Europea dell'Ambiente stima che nell'Unione Europea nel 2019 circa 307.000 morti premature sono state attribuite all'esposizione cronica al PM2.5, cioè noto anche come il particolato fine, con un diametro inferiore a 2.5 micrometri. E la stessa cosa con più di 40.000 morti premature attribuite all'esposizione cronica al biossido di azoto e 16.000, più di 16.000 morti premature sono state attribuite all'esposizione acuta all'ozono. L'inquinamento atmosferico aumenta principalmente la morbidità e la mortalità per le malattie cardiovascolari e respiratorie. Dunque, per riassumere, centinaia di milioni di anni di vita sana vengono persi ogni anno a causa di inquinamento atmosferico.
E ovviamente aggiungerei, come ha detto anche precisato Eva prima, c'è anche l'impatto climatico, ovviamente, che non è preso in considerazione in questi calcoli. Dunque, per darvi un quadro generale dell'inquinamento atmosferico e degli effetti sulla salute. E noi ci siamo interessati a EFA, a focalizzarsi sull'impatto sulla cucina e il riscaldamento che provocano sull'inquinamento dell'aria, dunque il danno alla salute umana provocato da questo settore. In politica, se non c'è un valore finanziario legato a un problema, il problema non viene considerato dai responsabili politici. Partendo da questo fatto, abbiamo voluto valutare l'impatto negativo sulla salute per la società con approccio al costo sociale. Dunque, abbiamo cercato di calcolare perdite di benessere economico, cioè le spese dirette sanitarie, con i ricoveri ospedalieri, la perdita di giornate lavorative e anche gli impatti indiretti sulla salute, accompagnata dunque di una perdita di benessere, e abbiamo cercato di calcolare con questi studi, perché abbiamo fatto diversi studi con la stessa metodologia, sulla mobilità e sul riscaldamento, siamo arrivati a calcolare dunque queste maggiori spese sanitarie, cercare di dare un costo sociale. Questo costo sociale varia anche a seconda del paese, è quello che vedremo subito dopo, ma che ci sono, ad esempio, nei paesi ci sono diversi livelli di reddito, densità di popolazione, questi calcoli sono presi in considerazione da questo studio. Adesso devo precisare però che questo studio è stato condotto da SeaDelft, che sono dei consulenti basati nei Paesi Bassi a Delft, e la mia collega Cristina Preikop era la persona responsabile di questo studio. Io l'ho aiutata, io sono più focalizzato sulla mobilità, però essendo io italiano posso presentare questo era più facile per presentare questo studio, ma ho anch'io partecipato a questo studio. Dunque, EFA ha lavorato con gli studiosi di SeaDelft e si è focalizzata sulle attività del riscaldamento e della cucina domestica, che sono un'importante fonte di gas a serra, ma anche di emissioni di inquinanti nell'aria e costituiscono 84% del consumo totale di energia per uso domestico, secondo le stime di Eurostat nel 2021. Dunque, 84% del consumo totale di energia per uso domestico. Dunque, solo questi due settori sono molto molto importanti. In questo studio abbiamo quantificato i costi sociali connessi alla salute derivanti dall'inquinamento dall'aria esterna, dunque proprio esterna, non interna, causato dal riscaldamento e la cucina, e abbiamo esaminato l'impatto di sette inquinanti atmosferici che sono le polveri sottili, l'ossidi di azoto, l'ammoniaca, l'ossidi di zolfo, monossido di carbonio, il metano e i composti organici volatili non metanici nei 27 stati membri dell'Unione Europea più il Regno Unito. Ci siamo focalizzati in particolare su quattro singoli paesi che sono Regno Unito, Spagna, Italia e Polonia. E abbiamo stimato la quantità di emissioni e calcolato i loro costi sociali utilizzando questa tecnica di prezzi ambientali. Tecnica, tra l'altro, che devo precisare che è stata anche che ha creato, esisteva già prima da SeaDelft, ma SeaDelft ha creato una metodologia specifica per la Commissione europea, dunque noi usiamo le stesse metodologie usate dalla Commissione europea. I costi sociali sanitari totali dell'inquinamento dell'aria esterna, causata dunque dal riscaldamento e dalle cucine a uso domestico, nell'Unione europea e nel Regno Unito ammontano a 29 miliardi di euro annui. Solo nel 2018, cioè più o meno 0,2% del PIL totale europeo. Cioè si traduce in un costo di approssimativamente 130 euro per anno per una famiglia media europea. Dunque, come vedete in questa tabella 1, la maggior parte dei costi, il 94%, si riferisce alle emissioni dirette che derivano a casa da tecniche basate su combustibili fossili o sulla biomassa. E una piccola parte, comunque il 6% che rimane, è connessa alle emissioni indirette dovute alla produzione di energia elettrica e di calore. Dunque, sono le tecnologie come ad esempio il teleriscaldamento o il riscaldamento centralizzato o la cottura, tecniche di cottura, ad esempio le cucine elettriche. La tabella 1 rivela inoltre che le famiglie in Polonia e in Italia devono far fronte a costi sociali sanitari superiori alla media dell'Unione Europea. Perché? Perché in Italia le stufe a legna sono le principali responsabili di inquinamento atmosferico,
Sebbene rappresentino solo il 35% del consumo totale di energia finale da parte delle famiglie, 35, coprono l'84% dei costi sanitari totali nel paese. Per ogni combinazione combustibile tecnica abbiamo calcolato i costi sociali sanitari in output per euro, per gigajoule e per euro famiglia anno. Dunque, i risultati per l'Unione Europea, i 27 membri dell'Unione Europea più il Regno Unito, sono riportati nella tabella che vedete qui. E mostrano entrambi che le caldaie a carbone e le stufe a legna sono in cima, sono in cima a entrambi gli elenchi. Il costo sociale e sanitario dell'utilizzo di una caldaia a carbone è di 1200 euro all'anno, mentre quello dell'utilizzo di una stufa a legna è attorno ai 750 euro all'anno. Per fare un confronto, abbiamo stimato approssimativamente che guidare un'auto a di diesel per un anno provoca costi sanitari pari a 210 euro annui. Dunque, riassumendo, caldaia a carbone 1200 euro all'anno, stufa a legna 750 euro all'anno, mentre un'auto diesel, guidare un'auto diesel per un anno corrisponde approssimativamente a 210 euro di costi sanitari. E tale costo è 3 volte superiore a quello derivante dall'utilizzo delle pompe a calore, che è pari a solo 10 euro all'anno. Le tecnologie più pulite, scusate, in confronto al gas, le caldaie a gas sono approssimativamente 30 euro all'anno, i costi sanitari, mentre le pompe a calore sono di 10 euro all'anno. E le tecnologie più pulite sono le pompe a calore o le opzioni rinnovabili al 100% come il solare. Per il passaggio a combustibile o tecniche alternative per ridurre considerevolmente i costi sociali legati alla salute, esistono diverse tecniche, combinazioni di tecniche combustibili dunque, e però certe non sono ancora disponibili sul mercato. Dunque noi quello che abbiamo provato a fare è anche a stimare i costi sociali e sanitari di alcune opzioni di riscaldamento alternative, perché così i responsabili politici possono progettare politiche sul clima e sulla qualità dell'aria con il massimo di dati. La tabella mostra anche questi risultati, compresi dunque i valori centrali. Dunque vedete qui anche i valori centrali con i valori limiti superiori e limiti inferiori per indicare incertezze riguardo alla situazione attuale e quelle potenziali prospettive del futuro, quando ad esempio tutta l'elettricità o gran parte dell'elettricità sarà prodotta da risorse rinnovabili. E le pompe a calore, come vedete ancora su questa slide, anche sono quelle che producono meno emissioni, nel caso in meno costi per le emissioni. E se i paesi riescono a rendere rinnovabile la loro produzione di elettricità, dunque i costi sociali, sanitari e dell'idrogeno, in particolare verde, potranno diminuire considerevolmente anche. E anche la stessa cosa per le pompe a calore e per altri apparecchi elettrici. Sì, il riscaldamento e la cottura non provocano solo danni alla salute all'aperto, dunque nell'aria esterna, ma anche principalmente impattano la salute di chi vive nelle case, perché gran parte dei costi sociali sono in realtà all'interno della casa, non sull'aria esterna. Però non abbiamo trovato studi sufficienti. Quando è stato fatto questo studio, è stato pubblicato questo studio a fine marzo, e dunque abbiamo dovuto stimare soltanto all'esterno. I costi interni saranno stimati in un futuro studio che stiamo preparando, in particolare focalizzandoci sulle cucine a gas, le cucine a gas che hanno un grandissimo impatto sulla salute, che però è del tutto sottostimato. Dunque, è uno dei nostri obiettivi è quello di calcolare questi costi. Per concludere e darvi qualche raccomandazione di come si può migliorare la situazione, al fine di ridurre i danni alla salute causati dall'inquinamento atmosferico, è necessario indirizzare le politiche focalizzandoci su come sostituire le combinazioni di tecniche combustibili a base di legno, di carbone o di gas con alternative più pulite, ad esempio le pompe a calore,
ho anche i pannelli solari. Dunque, questa è poi proprio la principale conclusione del nostro studio. Ovviamente condividerò con voi il nostro studio, così potrete anche leggere con più i dettagli dello studio. Io vi ringrazio tantissimo e se avete qualsiasi domanda sono qui per rispondere. Grazie. Grazie, grazie anche a te Matteo, siete stati molto chiari e anche sintetici, devo dire che stiamo anche bene nei tempi. Grazie anche per aver citato l'altro studio e ti chiedo anche di condividere comunque magari materiali così li possiamo fornire ai partecipanti anche con i link al vostro sito. Allora, è arrivata una domanda specificatamente a una slide che stavi commentando su, il partecipante chiede che tipo di stufa a legna lì dove stavi parlando in una delle ultime insomma slide sulle emissioni domestiche. Quindi Dunque, chiede che tipo di stufa a legna. abbiamo calcolato diversi tipi di stufe, mi sa che allora, devo ritrovare esattamente i dati, ma ci sono le stufe aperte e quelle chiuse, dunque il consumo è diverso, soprattutto che ci sono grandi differenze tra le stufe più moderne e anche pulite, perché vanno anche pulite regolarmente, e con una differenza molto grande tra stufa pulita, chiusa con sistema moderno. È una stufa aperta all'antica, che quelle hanno un enorme impatto, soprattutto per chi vive dentro la casa, meno per l'esterno, ma più per l'interno. Noi abbiamo calcolato, mi sa, un valore medio che poi posso condividere nello studio, però sì, ci sono diversi tipi di stufe, però noi abbiamo calcolato un modello generale per l'inquinamento atmosferico esterno. Quello interno, le differenze sono enormi, però non abbiamo i dati sufficienti per poter fare una stima nei 27 stati dell'Unione Europea e il Regno Unito. Ok, grazie. Se poi dovessero arrivare altre domande, sicuramente le leggeremo e approfondiremo successivamente. Quindi adesso, per rimanere anche nei tempi degli interventi, lascio la parola a Chiara Broggi della cooperativa Nostra, che sicuramente vi offrirà un interessante focus sull'efficienza energetica. Grazie. Perfetto, allora intanto appunto anch'io presento la realtà per cui lavoro, è nostra, che è una cooperativa energetica che ha come obiettivo la promozione di una transizione energetica dal basso, che sia condivisa e partecipata dai cittadini e che di fatto li ponga al centro di questo grande cambiamento che dobbiamo affrontare tutti insieme. Le attività di Ennostra sono cinque, si possono riassumere in cinque attività. La prima è la fornitura di energia 100% rinnovabile, etica e sostenibile. E per chiudere il cerchio, quindi con la vendita dell'energia, Ennostra realizza nuovi impianti collettivi grazie ai finanziamenti dei nostri soci sovventori e quindi si occupa anche di produzione di energia rinnovabile. Una terza attività è quella del risparmio, è all'obiettivo del risparmio energetico, sia nel domestico sia invece nelle imprese, ed è la fornitura di servizi energetici. La quarta attività poi è la formazione e l'informazione che facciamo nelle scuole con alcuni gruppi di cittadini come consumatori vulnerabili e in ottica di creare una maggiore consapevolezza sull'uso dell'energia e anche in alcuni casi per cercare di mitigare la povertà energetica con l'informazione. E la quinta attività poi è appunto l'attivazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo, quindi quello di cui parleremo oggi. Quindi un'alternativa ad un modello che, come abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, ha degli svantaggi, ecco. Ok, anche noi vi riporto uno studio che è stato fatto da Greenpeace International un po' di tempo fa ormai, ed è lo studio sul potenziale dei cittadini energetici. Appunto, vi dicevo che la transizione energetica, per come la intende la cooperativa, deve essere il più possibile condivisa e deve porre al centro i cittadini. Perché ovviamente se il cambiamento non è culturale,
non può seguire un cambiamento tecnologico. Il cambiamento tecnologico perderebbe di significato. E questo studio ha dimostrato che nel 2050 264 milioni di cittadini in tutta Europa potrebbero produrre la loro propria elettricità, per cui sarebbero davvero i proprietari dei loro impianti di produzione di energia, quindi in ottica di un sistema di distribuzione. Un modello energetico distribuito, che vuol dire che ci sono tanti piccoli poli di produzione a cui i cittadini attingono l'energia. Questo è, diciamo, come vengono come chi sono questi cittadini che hanno in proprietà gli impianti di produzione. Per lo più sono cooperative, ma anche perché le cooperative ovviamente sono i soci che sono i padroni delle cooperative. Ci sono anche diciamo, tutto il settore domestico e il settore delle piccole e medie imprese. Quindi io andrei subito al punto: che cos'è una comunità energetica? È un nuovo modello di produzione distribuita, come vi dicevo prima, che è stato introdotto dalla direttiva rinnovabile nel 2018. È un soggetto giuridico che è abilitato a produrre, a consumare, a accumulare, a vendere energia rinnovabile, ma anche a scambiarla fra i membri della stessa comunità. Questa è la vera novità di questo nuovo sistema. È un'aggregazione di persone fisiche, piccole e medie imprese e autorità locali, come vedremo poi in seguito, la platea di soggetti che possono essere inclusi in queste comunità si è ampliata molto nell'ultimo periodo, e l'aggregazione deve essere tale in qualsiasi forma, purché non sia animata dal profitto come prima finalità, perché appunto l'obiettivo principale di una comunità di fatto non è il profitto, ma è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità o anche a livello di territorio dove insiste quella comunità. Ovvero i benefici non devono per forza essere all'interno solo della comunità, ma possono anche avere un beneficio esterno per chi poi non vuole partecipare o non può partecipare. È un soggetto basato sulla partecipazione aperta e volontaria, quindi come si entra a farne parte si può anche uscire. Ed è controllato dagli azionisti, quindi da chi mette le quote di investimento, o dai membri, quindi chi semplicemente partecipa alla comunità. Questi soggetti, diciamo, devono essere nelle vicinanze degli impianti che sono appunto detenuti dalla comunità energetica. Per le imprese private, vabbè, questa è una postilla, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e industriale principale. Questa è un po' l'evoluzione normativa delle comunità energetiche, quindi come vedete c'è stato un percorso che ha portato le comunità energetiche ad oggi a poter essere attivate. Nel 2018 appunto la direttiva europea ha introdotto il concetto di comunità energetica e l'Italia è stata abbastanza una pioniera in questo perché subito un anno dopo ha approvato nel decreto milleproroghe l'articolo 42 bis, che di fatto norma per la prima volta in Italia il concetto di comunità energetica. Quindi si viene a creare, si studia un modello di comunità transitorio, diciamo sperimentale. Dopo il dicembre del 2019 si sono susseguiti una serie di decreti attuativi che hanno permesso poi l'applicazione di questo articolo 42 bis. E nel dicembre in realtà del 2021 è avvenuto il recepimento finale della direttiva europea, per cui il modello che viene definito nel decreto legislativo 199 del 2021 è il modello, diciamo, vero e proprio, il modello che va a recepire tutte le barriere e tutti i vantaggi che si sono rilevati con il modello di transizione. Questo è un po'
le differenze fra i due, il modello transitorio e il modello che possiamo applicare oggi, e di fatto sono stati recepiti la maggior parte dei limiti che erano stati invece posti nell'articolo 42 bis, per esempio il perimetro della comunità energetica, per cui oggi tutti i membri di una comunità energetica, compresi gli impianti, devono sottostare alla stessa cabina primaria in alta media tensione. Per darvi un ordine di grandezza, in Italia ci sono circa 2.000 cabine primarie, per cui anche dei paesi, dei piccoli paesi, possono avere una sola comunità energetica. La potenza di ogni singolo impianto deve essere di massimo 1.000 kW di potenza. E un altro elemento molto importante, poi anche per valutare se poter attivare o meno la comunità energetica, è che gli impianti che fanno parte della comunità energetica e che quindi possono beneficiare di un incentivo che vedremo successivamente, devono essere allacciati dopo il 15 dicembre del 2021. E si fa un riferimento agli impianti già esistenti fino al 30% della potenza totale della comunità. Questo 30% è qualcosa che bisogna capire l'interpretazione vera e propria della norma, perché di fatto nel dicembre del 2021 è uscito il recepimento finale, ma ad oggi stiamo ancora aspettando alcuni dei decreti attuativi più importanti, che sappiamo dovranno uscire prima del 30 di settembre di quest'anno, quindi manca pochissimo. Appunto, i soggetti ammessi, anche la platea si è allargata rispetto all'articolo 42 bis, per cui oltre ai soggetti che vi ho menzionato prima, possono partecipare anche gli enti del terzo settore, le associazioni, gli enti religiosi, gli enti di ricerca. Questo per, far sì che quegli obiettivi sociali siano, sempre più condivisi sul territorio e che tutti i soggetti potenzialmente interessati e portatori di interesse possano di fatto apportare un loro contributo alla comunità. Infine, i servizi erogabili della comunità, molto interessante che in futuro la comunità potrà erogare servizi di domotica, di efficienza energetica, di ricarica elettrica e anche eventualmente della flessibilità, per cui potrà davvero diventare un hub del cambiamento. Una comunità energetica potrà diventare un'antenna del cambiamento non solo nella produzione e nel consumo dell'energia, ma anche per esempio nel risparmio, come abbiamo visto precedentemente. Questo, diciamo, è lo schema di condivisione di una comunità energetica. Quindi, vi dicevo, la comunità energetica ottiene, no, può, ottiene un beneficio economico. Perché? Allora, come funziona? Una comunità energetica può avere uno o più impianti di produzione, quindi mettiamo che ha un impianto di produzione, un fotovoltaico che produce 100 kW durante un giorno. L'edificio su cui, appunto, mettiamo che sia una scuola, l'edificio, la scuola consuma circa 10 megawatt ora, e la restante parte dell'energia che viene prodotta viene immessa in rete e per questo viene anche venduta. La vendita dell'energia ci si aggira, qui abbiamo messo fra gli 80 e i 250 euro megawattora, perché di fatto è un valore che oscilla. Un anno fa avremmo parlato di 70 euro megawattora, oggi parliamo addirittura più di 250 euro megawattora, per cui varia a seconda del mercato, del prezzo zonale dell'energia. Per cui tutta l'energia che viene immessa in rete viene anche venduta e oltre ad essere venduta viene, si dice, condivisa. Quindi quegli stessi 90 megawattora vengono condivisi con i membri di una comunità energetica. Che vuol dire condivisi? Condivisi vuol dire che le famiglie e le imprese che partecipano alla comunità energetica, quando consumano energia, quando l'impianto sta producendo, generano
un beneficio economico. Per cui se quei 90 megawatt-ora vengono tutti condivisi, quindi vengono tutti consumati quando l'impianto sta producendo, si generano 118 euro megawatt-ora. E questo è un incentivo che dura 20 anni e va, diciamo, a contribuire al beneficio, a tutto il beneficio economico di una stessa comunità energetica. Questi benefici arrivano al soggetto giuridico, non arrivano a tutti i membri, almeno ad oggi, ma arrivano alla comunità energetica ogni tot mesi ed è la comunità energetica che poi ridistribuisce, secondo le regole che la comunità energetica si è data, questi benefici a tutti i membri. Ovviamente questi benefici ovviamente si pagano anche i costi della comunità, come eventualmente la manutenzione dell'impianto, la gestione dell'impianto, la restituzione di un prestito, se è stato considerato. Questo è esattamente il concetto di energia condivisa, quello che vi stavo provando a spiegare poco fa. La curva in grigio che vedete è la curva di produzione di un fotovoltaico, mentre le barre azzurre e arancioni sono i consumi in aggregato di tutti i membri di una comunità durante le ore del giorno. Cosa succede? Che quando i membri in aggregato consumano tutta la produzione di quell'impianto, quell'energia viene, oltre che venduta, anche incentivata ai 118 euro megawattora. Se però i membri superano quella soglia, in quel momento loro stanno prelevando dalla rete, quindi stanno acquistando energia, ci rimettono dal punto di vista economico. Per cui come massimizziamo il beneficio di una comunità? Cercando di spostare i consumi che esuberano la curva di produzione sotto quella curva, quindi cercare di consumare tutta l'energia che viene prodotta dall'impianto. Per cui i benefici di una comunità dipendono da quanto produce un impianto e dalla capacità di membri di autoconsumare l'energia durante la produzione dell'impianto fotovoltaico. Il totale, con un'ipotesi di prezzo zonale di 80 megawatt, di 80 euro megawattora, che oggi non è questo il prezzo, è molto di più, è di circa 200 euro megawattora. Io ora vi ho parlato degli obiettivi, diciamo, del beneficio economico, però di fatto le comunità energetiche sono un progetto sociale e ambientale, quindi ci sono obiettivi più alti che si possono raggiungere con questo tipo di modello energetico. Il principale, diciamo, è quello che si riesce a rendere le famiglie, le imprese, gli enti del terzo settore, le associazioni, quindi soggetti sul territorio, i veri protagonisti della transizione energetica, che sia il più possibile accessibile a tutti, per cui anche, per esempio, consumatori vulnerabili possono e anzi si auspica che entrino a far parte di una comunità energetica. Una transizione energetica anche equa, che non faccia differenze e che sia, diciamo, uno strumento per dare delle risposte ai bisogni del territorio e che risponda a delle opportunità anche a livello locale. Un altro obiettivo sociale è quello di ridurre la spesa energetica, appunto, come vi ho appena detto, anche con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili. Attraverso le comunità si può promuovere anche sensibilizzare, rendere più consapevoli le persone rispetto ad un uso razionale dell'energia, anche per massimizzare il risparmio energetico, che sappiamo essere un pilastro fondamentale della transizione energetica. Non possiamo pensare di continuare questo nostro trend di consumo per il futuro. È necessario anche cominciare a gestire quella parte, sapere quando si usa l'energia e come si usa. Un altro obiettivo, che questo è qualcosa che abbiamo
proprio avuto, di cui abbiamo avuto esperienza nei progetti che stiamo attivando, è quello che si creano delle relazioni più forti a livello locale, che siano proprio reciprocamente vantaggiose fra tutti i portatori di interesse. Può essere il comune con i propri cittadini, può essere il comune con i soggetti della filiera coinvolta, il comune e la parrocchia, la parrocchia e i cittadini, quindi si creano delle relazioni virtuose all'interno di quel territorio solo dal fatto di poter lavorare insieme, poter coprogettare uno stesso progetto. Si può favorire anche l'economia locale e formare risorse locali sul tema della gestione energetica per creare opportunità di lavoro, ma anche semplicemente, banalmente, la realizzazione di un impianto fotovoltaico è un modo, no, per stimolare anche, magari in aree più difficili, in aree interne, l'occupazione al lavoro. Un ultimo obiettivo è quello di innescare proprio azioni collettive che vadano oltre al tema dell'energia, perché di fatto si crea, questo soggetto giuridico può rappresentare sì un modo per parlare sempre di più del tema energia, che è un tema che comunque per molti rimane un tema ostico, però è anche un soggetto che può spingersi a davvero affrontare altri temi come quello della sostenibilità, la valorizzazione del bene comune, e questo può dare nuova linfa a una comunità anche più ampia, che non deve essere per forza appunto la comunità energetica, ma può essere anche la comunità dei cittadini all'interno di un comune o più di un comune. Questi sono i progetti che appunto Ennostra sta supportando. Sono progetti di comunità energetica, per lo più sono promossi da enti locali, comuni, un progetto anche dalla provincia di Monza Brianza, che sta appunto portando avanti insieme a noi un progetto per dare delle soluzioni concrete alle imprese che oggi, in una situazione di crisi energetica grave, sono molto in difficoltà. E poi ci sono anche soggetti, vabbè, privati che vogliono essenzialmente sperimentare il modello per poi riproporlo nelle loro comunità. Ecco, Ennostra appunto offre un servizio di consulenza per questi tipi di soggetti, e lo fa in cinque fasi più o meno. Ovviamente ci sono dei casi in cui il progetto si adatta, no, al tipo di bisogno di quel territorio, però di fatto questo più o meno è lo schema generale ed è costituito da una prima fase, che è uno studio di fattibilità sociale e tecnica. Tecnica perché appunto c'è da individuare le superfici dove andare a realizzare un impianto, la potenza dell'impianto, quanti membri, il costo dell'investimento, i benefici generati, quindi cercare di capire, di fare un business plan, di capire come sta in piedi una comunità energetica. Sta in piedi una comunità energetica in questo territorio? Questa è la domanda principale che ci si pone. E sociale anche perché durante questo studio tecnico si vanno a conoscere i soggetti sul territorio, si vanno a creare delle sinergie fra questi soggetti e per cui insieme a loro si cerca di capire quale può essere l'obiettivo, anzi gli obiettivi di una comunità energetica, diciamo, costumizzata in quel comune o in quella realtà. Una volta capiti i benefici e fatto questo primo studio sociale, si passa al coinvolgimento del territorio. Quindi si crea una strategia insieme a questi soggetti per andare ad informare i cittadini e le imprese di questa opportunità che gli viene data. Quindi c'è anche un evento di presentazione, sportelli informativi in loco, una campagna di adesione, dove si vanno a raccogliere le manifestazioni di interesse con tutti i dati reali di consumo di queste persone. E questi dati ci aiutano poi a tarare il modello della comunità che abbiamo studiato nella fase 1.
La fase 3, quindi una volta che abbiamo le persone, i fondi e i benefici che possiamo generare, andiamo a realizzare, a costituire, forniamo supporto per costituire il soggetto giuridico, quindi diamo consulenza legale. La fase 4 poi è la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ma questa fase di fatto può essere anche iniziata in concomitanza della fase 1, anzi è auspicabile perché così si, diciamo, accorcia il tempo di realizzazione di una comunità e la fase 5, una volta allacciato l'impianto, si registra la comunità sul portale del GSE e si attivano dei percorsi di formazione che possono essere semplicemente percorsi di formazione per l'organo direttivo oppure percorsi di formazione per i membri di una comunità energetica, tutto con l'obiettivo di cercare di rendere il più possibile questa comunità autosufficiente, che non ci sia un soggetto terzo che, diciamo, prenda in mano la comunità. Ovviamente da parte nostra c'è sempre una guida, però ecco, l'idea è quella di renderli consapevoli di quello che stanno facendo, via via, con un affiancamento. In tutte queste fasi c'è la formazione dei soggetti coinvolti, per cui, per esempio, in un comune l'ufficio tecnico è formato per eventualmente attivare altre comunità energetiche, così da avere un effetto moltiplicativo. Questo è un esempio, è una delle prime comunità energetiche che abbiamo realizzato. È la comunità energetica di Ussaramanna, che è un paesino molto piccolo nel sud Sardegna di circa 500 persone. E in questo paese, diciamo, è il sindaco che si è mosso in prima persona e il suo obiettivo era quello di ridurre la spesa energetica delle famiglie che erano nel suo comune, nelle famiglie e delle imprese. Per cui, diciamo, il comune aveva dei finanziamenti a fondo perduto, ha realizzato con questi fondi un fotovoltaico sul centro di accoglienza straordinaria, sulla superficie, e di circa 60 kW. Poi c'era un altro impianto che poteva entrare nella comunità, per cui per un totale di circa 71 kW di potenza, questa comunità è iniziata così. Sono 62 i soci fondatori, quindi che hanno firmato lo statuto e il regolamento della comunità energetica che in forma di ente del terzo settore nel luglio del un anno fa, proprio oggi un anno fa. E qua la cosa interessante è che appunto è passato un anno e il comune, diciamo, via via li ha sempre resi sempre più partecipi nella ridefinizione delle loro politiche energetiche territoriali. Questo è un grande diciamo, traguardo per loro. Ovviamente hanno tantissima strada da fare ancora, però il fatto che si siano interessati a questo tema ecco, non fa perdere la speranza. Questa invece è la comunità energetica di Biccari, che è un altro invece un borgo nella provincia di Foggia, qui sono circa 2.700 abitanti. Questo progetto in particolare ha l'obiettivo di mitigare la povertà energetica, per cui il comune, che anche qui è stato l'ente promotore della comunità, il comune con noi appunto ci siamo rivolti per esempio all'Agenzia per la Casa, all'ARCA, e alla cooperativa di comunità sul territorio. Questo per definire insieme una strategia di coinvolgimento di questi dei consumatori vulnerabili. Quindi è stato deciso di realizzare gli impianti su un quartiere popolare di Biccari, in realtà sopra le case popolari di Biccari, perché diciamo, i residenti in queste case popolari saranno i primi che potranno entrare a far parte della comunità energetica. Qua è al vaglio la possibilità di accorpare la comunità alla cooperativa di comunità che già esiste, già è molto attiva sul territorio, quindi per potenziare l'azione locale. Sarebbe una cosa molto importante cercare anche di essere efficienti da un punto di vista giuridico e di risorse sul territorio.
Infine vi faccio un ultimo esempio, che è la comunità energetica di Sant'Era Moncole. Quindi dai 500 abitanti di Saramanna si passa a un comune di 25.680 abitanti nella provincia di Bari, anche qui siamo in Puglia. E i protagonisti, e questo è anche stato promosso dal comune, dalle famiglie, dalle imprese, e fanno parte di questo progetto anche qua le case popolari, perché uno degli obiettivi anche qui è la mitigazione della povertà energetica. In questo caso c'era già un impianto realizzato di 42 kW di potenza sopra la scuola di Vienna Frank, ancora in attesa di allaccio, per cui può entrare a far parte della comunità. In questo caso, in un comune così abbastanza più grande rispetto ad altri che abbiamo aiutato, supportato, abbiamo, diciamo, si è resa necessaria la presenza di un presidio locale che conoscesse il territorio e che fosse in grado di coinvolgere. Per cui abbiamo realizzato un ciclo di sportelli settimanali nel quartiere, nella piazza del mercato di questo quartiere popolare, per informare i cittadini e raccogliere le preadesioni. Abbiamo formato il nostro associativo, Vincenzo Sansonetti, che si è fatto promotore di fatto della comunità energetica. Per cui è entrato nelle case di queste persone a portare le informazioni necessarie per diciamo, fare aderire queste persone alla comunità. Il 6 giugno, quindi poco fa, c'è stata l'assemblea anche qua costitutiva della comunità, e i soci fondatori sono tutti quelli che avevano preaderito di fatto, quindi sono 26 soci fondatori, compreso il comune. E ad oggi è stato eletto appunto anche il consiglio direttivo della comunità energetica. Questo, vabbè, è un altro progetto con il Politecnico di Milano e la città di Milano. È un progetto molto più grande rispetto a quelli che vi ho appena raccontato, ed è uno studio di fattibilità, per cui analizzeremo la potenza fotovoltaica installabile sul quartiere di Città Studi, che è il quartiere di Milano, dove c'è la sede principale del Politecnico di Milano, e elaboreremo una serie di business plan per la comunità del Polimi. Quindi cercheremo di capire quali sono le soluzioni più efficienti per realizzare una comunità energetica in questo quartiere. E in tutto questo, oltre a fare appunto uno studio di fattibilità più tecnico, andremo a definire anche legalmente e fiscalmente il soggetto giuridico più appropriato per costituire la comunità, perché di fatto è qualcosa di molto nuovo, per cui non ci sono esperienze pregresse che ci possono guidare, tutto da inventare, diciamo, e definiremo le condizioni legali preliminari per un'eventuale procedura di evidenza pubblica fra i diversi soggetti coinvolgibili, ovvero la città di Milano, che si è detta molto interessata ad entrare a far parte di questo progetto. Ultime delle brevissime considerazioni finali, quindi penso appunto si sia, spero anzi che nella presentazione che vi ho fatto oggi si sia capito che appunto le comunità energetiche rappresentano un notevole strumento di cambiamento e con un notevole potenziale in termini di cosa? Di mitigazione delle emissioni climalteranti, perché appunto realizzare fotovoltaici vuol dire andare a mitigare le emissioni di CO2, di riduzione della spesa energetica delle famiglie, perché abbiamo visto il beneficio economico che si genera dall'entrare a far parte di questa comunità. Rappresentano anche uno strumento in termini di azione di coesione, inclusione e lotta alla povertà energetica, di stimolo all'economia locale e rigenerazione dei territori e di contrasto anche allo spopolamento delle aree interne. Possono essere degli strumenti per attivare l'emigrazione inversa, diciamo. E sicuramente dagli esempi che vi ho riportato avrete capito che il ruolo
degli enti del terzo settore è centrale per il successo delle iniziative perché possono davvero fare da garanti e hanno quella possibilità di coinvolgimento di anche altri attori sociali sui territori. Quindi queste sono alcune considerazioni conclusive per chiudere questa presentazione e ovviamente se ci sono delle domande, anch'io sono disponibile a rispondere. Grazie, grazie Chiara. Allora, sì, sono arrivate un bel po' di domande, quindi vediamo di. Allora, intanto ho selezionato quelle per te, Chiara, così magari riusciamo Ok. anche a dare una continuità a quest'ultimo intervento. Allora, cerco un po' di accorparle. Due riguardano i condomini e le comunità energetiche, quindi le leggo velocemente. Si parla molto di comunità energetiche e piccoli comuni, ma come si può fare per i grandi comuni e le grandi città? Il PNRR prevede finanziamenti solo per i centri urbani sopra i 5.000 abitanti e nelle grandi città scarseggiano le superfici e creare una comunità in condominio sarebbe difficile. Esistono alternative? E poi una domanda sempre riguardo al condominio. Un condominio può essere una CER allo stato attuale della normativa italiana? Quindi intanto se vuoi rispondere a queste, poi ce ne sono un paio su sempre, insomma, su. Sì, allora sicuramente è una sfida maggiore rispetto a realizzare e attivare una comunità energetica. In una grande città è molto più difficile rispetto all'attivazione in un piccolo paese dove appunto magari c'è già una comunità, no? Quindi in una grande città si parla più di quartiere piuttosto che di una comunità che inglobi il tutto. Come abbiamo visto, vi ho fatto l'esempio della comunità del Politecnico di Milano che si trova in un quartiere specifico della città di Milano. Non ci sono, detto questo, non ci sono solo le risorse del PNRR, che sono risorse di cui si è parlato molto, ma sono anche risorse che sono a tasso zero, sono finanziamenti a tasso zero e non a fondo perduto. Questo vorrebbe dire che in ogni caso i cittadini dovrebbero in parte, per far rientrare dell'investimento il proponente, in parte mettere una quota di quell'investimento. Detto questo, appunto, ci sono altri finanziamenti come il decreto crescita, in Lombardia c'è la nuova legge regionale, per cui io credo che ci saranno, molte opportunità rispetto alle comunità energetiche anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Le superfici, sicuramente è un tema, da non sottovalutare. Penso che a maggior ragione in una grande città la cosa principale da fare sia una mappatura di quelle che possono essere le superfici disponibili per poi avere un'azione più concreta in termini di attivazione. Questo per rispondere alla prima domanda. La seconda sul condomini. I condomini possono partecipare a una comunità energetica. Sì, ma se il condominio vuole fare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, quello si chiama autoconsumo collettivo. Quindi è la stessa cosa di una comunità energetica, ma è all'interno semplicemente di un condominio. Questo non toglie che però il condominio possa anche entrare a far parte di una comunità energetica. Quindi è un po' arzigogolata la situazione, ma c'è la possibilità di fare entrambe le cose, ecco. Bisogna valutare di caso in caso qual è quella che è più l'opzione migliore, ecco. Ok, allora diciamo che l'altra in parte hai già risposto, però attualmente si può attivare secondo la legge del 2021 una comunità energetica oppure si attiva ancora in modalità sperimentale? Al momento ancora la piattaforma, il portale del GSE non ha recepito i cambiamenti della legge. In linea teorica sì, però se il
uno volesse attivare una comunità energetica oggi, gli direi attivala con la normativa nuova, perché ovviamente non è che è qualcosa che si fa dall'oggi al domani, è un progetto sociale, tecnico, economico, per cui ci vuole qualche mese per l'attivazione e entro il 30 settembre dovrebbe essere tutto pronto, diciamo, fra virgolette, ritardi permettendo, per andare a realizzare una comunità energetica con il nuovo decreto legge. Ok, c'è una domanda specifica che riguarda i pannelli solari sulle coperture nei centri storici. Una partecipante chiede quali sono i progressi. Su questo ancora non ci sono molti progressi, ancora questo non è stato risolto, fra virgolette, ecco. Ok, l'ultima domanda, diciamo, che riguarda per te, Chiara, è un partecipante scrive che ha dei pannelli fotovoltaici e chiede perché è obbligatorio passare attraverso il gestore, quando comunque qualora non ci fosse la corrente elettrica. Io non so se magari a questa domanda, è una domanda un po' specifica, quindi Beh, chiede appunto, no? è l'infrastruttura, dipende essenzialmente dall'infrastruttura elettrica, per cui a meno che non si vada a realizzare una microrete, che al momento in Italia non è possibile andare a realizzare, non ci si può staccare dalla rete pubblica. Per cui nel momento in cui la produzione non c'è di un impianto, si attinge dalla rete. Da altri tipi di produzioni, ecco. Considerando che Ok, però, lo dico sempre, sì. l'elettrone non ha un bollino con scritto rinnovabile, fossile, cioè non è Giusto. razionale, non ha Ok. nessuno. Ecco. Ok, grazie mille a Chiara. Intanto, allora, leggo invece due domande per Matteo. Allora, un partecipante scrive: vorrei conoscere nel dettaglio quando si parla di pompe di calore, se vi riferite a quelle individuali e di solito aria-aria, o se considerate anche quelle collettive condominiali e acqua-acqua. Allora, posso rispondere subito, da noi c'è un quell'esercizio individuali, però ovviamente si possono anche, il ragionamento vale anche per quelle più collettive che possono essere anche in certi casi più efficienti, dunque per quello che il nostro ragionamento il nostro studio è molto conservativo, cioè non parte da presupposti sempre. Bisogna estendere i benefici ambientali, probabilmente. Noi lavoriamo con Sea Delft e questi consulenti sono molto su queste questioni, cercano sempre di non sovrastimare, e dunque probabilmente le cifre sono anche un po' più basse. I benefici ambientali delle pompe a calore sono sottovalutati. E c'è un'altra domanda, mi sa anche. Sì, erano due per te almeno fino ad adesso. Nel caso di sistemi di riscaldamento che utilizzano energia elettrica, i costi sociali calcolati sono correlati al mix tecnologico di ogni nazione di produzione? Sì, sono correlati. Dunque, per quello che la situazione è diversa in un paese come la Polonia, dove il mix energetico è principalmente a base di carbone, con un paese come l'Italia, il Regno Unito, e dunque ci sono più diversi mix energetici calcolati. Ho condiviso tra l'altro con tutti il link verso la nostra pagina con tutte le informazioni ovviamente. Sì, grazie mille. Quello sarà pubblicato fra gli atti e anche Manderò anche tutti i partecipanti. documenti, anche la mia presentazione, così si Grazie. possono Sì. leggerla. Ovviamente potete contattarmi Sì. quando volete, per domande più Esatto, specifiche. infatti stavo per ricordare ai partecipanti che per ogni eventuale approfondimento Matteo, Eva e Chiara restano comunque a disposizione tramite ovviamente Kyoto Club. Allora, una domanda c'è anche per Eva, riguarda la direttiva PBD, cioè chiede al partecipante: potrebbe non riuscire a decarbonizzare veramente gli edifici entro la data stabilita, 2050? Importante, importantissima domanda, grazie, grazie per averla posta. Allora, ci sono effettivamente a livello europeo ci sono molte dinamiche da tenere in considerazione.
Chiaramente abbiamo due colegislatori in questo momento, ovvero il Parlamento europeo e gli Stati membri, che chiaramente stanno producendo le loro posizioni a riguardo di questa direttiva, e spesso si parla di flessibilità. Flessibilità nell'implementazione, particolarmente quando si toccano argomenti come ad esempio quando stavamo parlando prima nella mia presentazione, come i minimum energy performance standard, ovvero dei requisiti minimi di efficienza energetica, di prestazione energetica negli edifici. Ora, penso, onestamente parlando, la proposta della Commissione mi sembra molto ambiziosa, perché chiaramente si parla di un momento nella storia in cui dobbiamo capire che chiaramente l'ambizione deve essere aumentata quando si parla di transizione energetica e climatica. Quindi io spero appunto che i buoni elementi che sono già stati introdotti nella direttiva rimangano, ma che chiaramente poi venga anche data la possibilità agli Stati membri di chiaramente giocare con queste flessibilità, però non troppo, perché alla fine della storia, diciamo, a livello europeo conta lo sforzo collettivo. Quindi è giusto proporre flessibilità anche. Chiaramente, essendo in linea col principio di sussidiarietà, per il quale alcune competenze non sono dell'Unione Europea, come ad esempio gli alloggi, le leggi che hanno a che fare più col settore residenziale e via dicendo, però al contempo, ecco, fare in modo che diciamo gli sforzi a livello europeo siano collettivi, non solo in vista del 2050, ma anche in vista del 2030, perché chiaramente abbiamo una situazione di guerra al momento che ci chiama ad essere più ambiziosi e più cooperativi in questo senso. Quindi la risposta alla domanda purtroppo al momento non ce l'ho, però posso diciamo, condividere la mia sensazione iniziale, ovvero che partiamo da una buona base. E possiamo solo sperare appunto di arrivare ad una buona direttiva sulla prestazione energetica il prossimo anno, che conti appunto, che tenga comunque in considerazione gli sforzi collettivi di tutti gli Stati membri in materia di riqualificazione energetica e decarbonizzazione dei riscaldamenti. Diciamo che la guerra appunto è un avvenimento storico triste, ahimè, però al contempo diciamo che può dare una spinta verso un'ambizione più alta rispetto ai nostri obiettivi climatici energetici. Benissimo, grazie, grazie Eva. Grazie a tutti e tre per questi interessanti approfondimenti e ringrazio ancora i partecipanti per essere stati qui con noi stamattina e per seguire comunque tutti i webinar di questa campagna. Vi manderemo tutti gli atti a disposizione e gli approfondimenti anche Eva e Chiara se hanno ulteriori link oltre alla presentazione. Che richiamano comunque i vostri studi, ci fa piacere comunque divulgarli. Allora, grazie mille e vi auguro una buona giornata. A presto. Buonissima giornata, grazie. A presto, arrivederci a Grazie, tutti. grazie a voi. Grazie.